Grazie Ivos, grazie professore per questo omaggio musicale che ci ha riportato all'immagine di Chagall, del violinista, e quindi che ci consente di dare il giusto benvenuto a un ospite d'onore, perché questa sessione è sempre piena di giuristi, non ci consente mai di ospitare anche persone fuori dal nostro ambito, e quindi oggi siamo onorati di avere con noi la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che poi è anche avvocato. Anzi, non sono ancora arrivati i magistrati, di solito noi siamo molto più numerosi, quindi benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Questo libro ci consente anche di omaggiare la giornata della memoria, che è a breve, ma che ha visto Roma e la comunità ebraica, non solo romana, impegnata sin dagli inizi di gennaio in numerose attività, quindi la sua presenza qui c'è molto più preziosa, no? Perché immagino che siano tante le manifestazioni. Ringrazio Cesare Gai, grazie al quale è stato possibile averla qui, e anche Barbara Pontecorvo, e le lascio l'opportunità di darci il suo saluto, che noi aspettiamo con grande gioia, anche perché questo libro, Negli occhi di mia madre, ricalca un po' quella che è la sua missione. Ho letto l'intervista appena è stata nominata presidente, e quindi questo suo voler enfatizzare che prima di tutto, prima di essere un'imprenditrice, lei vuole essere una brava mamma ebrea, ma soprattutto condurre la comunità con l'abbraccio tipico delle madri. Questo libro è un'elegia alla figura della madre, in tutti i sensi, che poi pian piano declineremo durante l'incontro. Grazie Ruth. Grazie a voi, e sono io ad essere onorata di poter partecipare a questo incontro, non soltanto perché per me è sempre una grande opportunità poter conoscere persone nuove e contesti differenti, ma anche perché mi dà il modo di condividere e riflettere insieme, perché se fare attività per il giorno della memoria ha un senso, perché significa rinnovare un impegno che non può essere soltanto un impegno della comunità o un impegno mio personale a promuovere o partecipare ad iniziative diverse, ma invece a coinvolgere quante più persone in una riflessione comune su un tema e su fatti accaduti sicuramente lontani nel tempo, ma che impongono anche nell'attualità una costante attenzione e riflessione. E sono particolarmente felice che il libro di cui parliamo è un libro che parla di donne, di madri e di bambini. Stamattina eravamo al Quirinale col Presidente della Repubblica, e che ha voluto incentrare proprio la commemorazione sulla figura delle donne, perché spesso si dimentica che la Shoah è stata una pagina terribile della storia che ha coinvolto tutti, non soltanto prigionieri. Non soltanto uomini condannati a lavori forzati o deportati o peggio ancora ovviamente sterminati, ma tantissime donne, madri, mogli, violate, private della loro dignità, del loro pudore, di quella affettività che è tipica della donna, donne che hanno resistito, donne che hanno combattuto, donne che comunque hanno sempre rappresentato con dolcezza. C'era Edith Brooke con noi questa mattina che ha detto delle cose bellissime: a noi non spetta giudicare il passato, a noi non spetta giudicare chi si è comportato bene o meno bene, a noi spetta soltanto di continuare a raccontare ai nostri figli, come nella tradizione ebraica, ciò che è stato, perché i nostri figli maturino delle coscienze e delle esperienze di fronte alle quali possano rispondere. E allora ecco perché parlare di donne, parlare di madri e parlare di bambini, e anche qui è un tema importante, perché i bambini portano in sé delle sofferenze anche senza bisogno delle efferatezze di cui abbiamo visto o vediamo nei documenti, portano delle ferite profondissime, e noi rispetto ai bambini abbiamo una responsabilità grande,
se questa responsabilità emerge nelle pagine di un libro delicato e sensibile, ma che ci fa fermare ancora una volta a riflettere dopo tanto tempo, e soprattutto se lo facciamo con quell'umanità ritrovata di cui tutti abbiamo bisogno, io penso che questo sia soltanto un'occasione per stare insieme molto, molto piacevole, di cui davvero ringrazio tutti. Grazie. Siamo qui per questo, raccogliamo anche l'invito di Papa Francesco ad abbattere il muro di questa globalizzante indifferenza, perché questo diritto alla memoria ci tocca come cittadini, anche se forse questa è un'epoca in cui si parla più di diritto all'oblio in termini di contenzioso e polemico.